Buona domenica da Paolo Carboni che vi parla, responsabile della comunicazione della Basilica Cattedrale di Como e dalla regia di Espansione TV. Seconda domenica di Avvento e giornata diocesana del seminario. Il profeta Isaia esorta con un invito particolare: sali su un monte alto. Non è l'invito una scampagnata. Se sali con la tua vita, se superi banalità e superficialità, se non ti arrendi alle abitudini sbagliate, se sai lottare per arrivare dove il Signore ti vuole, allora con la tua vita puoi parlare dall'alto, puoi fare della tua vita una realtà da cui promana luce, soprattutto sarai portatore di gioia. Sei chiamato ad annunciare liete notizie, sei chiamato a portare gioia, gusto di vivere, senso della realtà. La figura di Giovanni Battista si erge gigantesca in questa seconda domenica di Avvento. Egli evoca il profeta Isaia, echeggiando due imperativi dell'antico profeta: preparate e raddrizzate. Due imperativi che esigono operosità, esigono determinazione e partecipazione. Ignazio di Loyola scrive ed edita i suoi esercizi spirituali per aiutare a scoprire la propria vocazione, quindi prepararla, oppure per raddrizzare la propria vocazione, correggendo quelle scelte che l'hanno rinnegata. In questa domenica si accende la seconda candela della corona dell'Avvento, che è detta di Betlemme, per ricordare la città in cui è nato il Messia e simboleggia la chiamata universale alla salvezza. Siamo anche oggi al santuario del Sacro Cuore in Como, comunemente chiamato il Don Guanella. Presiede la liturgia eucaristica Don Nando Giudici. Predisponiamoci per la Santa Messa. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempi di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Siamo invitati, esortati nella fede questa domenica a diventare consolazione, a portare la consolazione all'umanità, perché il messaggio, la parola, la presenza di Gesù è consolazione per il mondo. Vogliamo nella nostra celebrazione, e ce lo auguriamo, che Gesù per noi questa mattina sia consolazione dei nostri cuori, della nostra vita. Vogliamo anche pregare in comunione con il Vescovo Oscar, con la diocesi di Como, nella giornata di preghiera diocesana per il seminario, e richiamando la figura evangelica di Giovanni il Battista, il precursore di Gesù, vogliamo pensare e pregare per i seminaristi diocesani che sappiano prepararsi ed essere precursori, annunciatori della presenza del Signore Gesù. Fratelli e sorelle, attraverso la voce di Giovanni il Battista, che oggi il Signore ci esorta ad aprire il nostro cuore alla sua parola, perché la grazia del perdono ci liberi da ogni corruzione di peccato. Signore, che sei venuto nel mondo per salvareci, Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Cristo, che vieni a visitarci con la grazia del tuo Spirito, Cristo, Cristo, eleison. Verrai un giorno a giudicare le nostre opere.
Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, Padre di ogni consolazione, che all'umanità pellegrina nel tempo hai promesso nuovi cieli e terra nuova, parla oggi al cuore del tuo popolo perché in purezza di fede e santità di vita possa camminare verso il giorno in cui ti manifesterai pienamente a ogni uomo e ogni uomo vedrà la tua salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida: nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati, il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere. Annuncia alle città di Giuda: ecco il vostro Dio, ecco il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Mostraci, Signore, la tua misericordia e
e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi. Davanti al Signore, un solo giorno è come mille anni, e mille anni come un solo giorno. Il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Il giorno del Signore verrà come un ladro. Allora i cieli spariranno in un grande boato. Gli elementi, consumati dal calore, si dissolveranno e la terra, con tutte le sue opere, sarà distrutta. Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno. Noi, infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio, come sta scritto nel profeta Isaia. Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo
di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio, parlate al cuore di Gerusalemme. La parola della fede, la parola di Dio, giunge come consolazione e conforto alle attese del mondo, perché il mondo e l'umanità attendono, cioè tendono verso qualcosa, verso qualcuno. Il mondo e l'umanità sono protesi verso un compimento di senso, di pace, di salute, di bene. Si tratta di una tensione, di un'attesa che è scritta dentro le pieghe della storia e dentro anche i risvolti dei nostri cuori, dentro e dietro le ferite, le prove, i desideri anche più belli di ciascuno di noi. Abbiamo ascoltato sempre da Isaia: «Gridate al cuore della città che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie in Gerusalemme, annuncia alla città di Giuda, ecco il vostro Dio ha con sé il premio, la ricompensa lo precede». Ancora oggi il mondo è in attesa di un compimento, forse l'attesa di una guarigione, della soluzione al problema della pandemia. Il mondo, l'umanità aspettano, desiderano quella medicina che manca. Ma il bisogno di guarigione e di salvezza è più profondo e più grande della soluzione dei problemi e delle minacce immediate. E Dio ha mandato il suo Figlio come risposta a quelle domande fondamentali e definitive, ai bisogni che sono scritti nel tempo. Dio ha mandato Gesù come Redentore del mondo. Gesù è venuto proprio a soddisfare, a compiere, a realizzare i desideri, ha portato pace e salvezza. Per questo la Chiesa, cioè noi, comunità credente, facendo memoria di Gesù, ci presentiamo al mondo come segno di speranza e conosciamo per rivelazione il segreto della gioia e della felicità dei cuori. Sappiamo del compimento di questo mondo. Noi conosciamo il traguardo di questo mondo in Dio e per questo siamo chiamati a vivere e ad annunciare il Vangelo della consolazione. Siamo chiamati a celebrare il conforto, la misericordia di Dio nei confronti dell'umanità. Dall'intreccio di queste tre letture ascoltate, impariamo proprio la misericordia di Dio. Isaia ha evidenziato la benevolenza e la tenerezza con cui Dio si prende cura dell'umanità. Il nostro Dio, il Signore che viene,
viene come un pastore che fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Dio agisce così con l'umanità, con un fare benevolo, con tratti amorevoli. La sua venuta dentro la nostra vita guarisce le asperità, umanizza i deserti e le contrarietà, contraddizioni delle nostre relazioni. Il Signore raddrizza le spigolosità dei nostri caratteri, abbassa le alterigie, riduce le nostre pretese e il terreno accidentato dei troppi egoisti, dei troppi egoismi, si trasforma in piano. Anche San Pietro, nella sua seconda lettera, ci assicura che il Signore è magnanimo, cioè ha il cuore grande di misericordia, di tenerezza con noi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti, tutti abbiano modo di pentirsi. La santità della nostra condotta di vita, ci dice sempre l'Apostolo, senza colpa e senza macchia, il fervore della nostra preghiera, l'impegno per costruire un mondo di pace, sono già oggi su questa terra l'anticipo dell'avvento del Regno, nel quale abiterà la giustizia. L'inizio poi del Vangelo di Marco ci ha proposto la figura di Giovanni il Battista, il precursore di Cristo. Egli ci accompagna nel cammino di avvento come annunciatore della misericordia di Dio che prepara l'incontro con la grazia. La venuta di Gesù è un inizio, comincia cioè qualcosa di nuovo. Infatti il suo irrompere, il suo venire dentro la storia cambia la vita. Gesù inizia relazioni nuove. Il Natale celebra proprio questo intimo legame di Dio Padre con noi suoi figli, che è un legame di affetto, un legame di benevolenza, di misericordia, di preoccupazione, di cura, di premura, di presa in carico, di desiderio di salvezza, cioè del desiderio di un bene che dura in eterno. Allora ci facciamo l'augurio di saper portare al mondo questa consolante certezza. Dio misericordioso ci ama e ci vuole bene. Del Battista si dice una cosa molto decisa e fastidiosa. Ha gridato, ha alzato la sua voce con forza. Ha annunciato. Il suo gridare non è stato per attrarre su di sé l'attenzione, ma per indicare colui che avrebbe battezzato in Spirito Santo. Preparando la via al Signore, Giovanni Battista ci appare come la realizzazione del perfetto discepolo. Credo in un solo Dio. Risvegliare l'attenzione per Gesù. Annuncia alle città di Giuda. Ecco il vostro Dio. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera al Padre, che ci invita a preparare la strada per la venuta del suo Figlio. Preghiamo insieme e diciamo: salva il tuo popolo, Signore. Salva il tuo popolo, Signore. Per la Chiesa, chiamata ad annunciare in ogni tempo la consolazione e il perdono di Dio, perché, vigilante nella preghiera, sia sempre pronta ad accogliere i piccoli e i poveri. Preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Per chi ci governa, perché si lasci ispirare dai principi della dottrina sociale della Chiesa e operi sempre a sostegno della vita e delle famiglie, al di là delle logiche di schieramento e del prestigio personale, preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Per coloro che vivono un periodo di crisi nella fede, perché si risvegli in loro la speranza nelle promesse di Dio, preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Per la nostra assemblea, perché la parola e l'Eucaristia che ci vengono donate non siano accolte nell'indifferenza, ma possano produrre in noi frutti di conversione e di carità, preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Per i defunti Alessio e Bruno Butti, per i defunti Nicoletta e Dante, per i nostri cari defunti, per le vittime della pandemia e di ogni violenza, preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Ascolta, Padre, la nostra preghiera. L'attesa dei cieli nuovi e della terra nuova non ci distragga dalle vicende del mondo, ma ci spinga a prepararlo nell'operosità della fede alla tua venuta. Per Cristo nostro Signore. Amen. Canto numero 3. Ti preghiamo con viva fede. Ti preghiamo con viva fede, assetati siamo di te, nella gioia di chi crede, vieni amato buon Gesù. O Signore Redentore, vieni, vieni, non verrà. O bambino re divino, dona pace ad ogni cuore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Guarda con benevolenza, o Signore, alle preghiere e al sacrificio che umilmente ti presentiamo. All'estrema povertà dei nostri meriti supplisca l'aiuto della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie ed innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Padre onnipotente, principio e fine di tutte le cose. Tu ci hai nascosto il giorno e l'ora in cui il Cristo tuo Figlio, Signore e giudice della storia, apparirà sulle nubi del cielo, rivestito di potenza e di splendore. In quel giorno tremendo e glorioso passerà il mondo presente e sorgeranno
cieli nuovi e terra nuova. Ora egli viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo, perché lo accogliamo nella fede e testimoniamo nell'amore la beata speranza del suo regno. Nell'attesa del suo ultimo avvento, insieme agli angeli e ai santi cantiamo unanimi l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita ed il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, o Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte
e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Oscar, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con San Luigi Guanella, la Beata Suor Chiara e con tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata.
Canto numero 5. Dio si è fatto come noi. Chi ci sta seguendo per mezzo della televisione si unisca a noi con la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. Saziati del cibo spirituale, o Signore, a te innalziamo la nostra supplica per la partecipazione a questo sacramento. Insegnaci a salutare con sapienza i beni della terra e a tenere fisso lo sguardo su quelli del cielo. Per Cristo nostro Signore. Do avviso di un'iniziativa di solidarietà in questa seconda domenica di Avvento.
l'associazione guanegliana ASCI, che promuove progetti di solidarietà a distanza a favore dei più poveri, lancia un'iniziativa a favore di un progetto di nuovo insediamento missionario in Amazzonia. Per sostenere questo è promossa la vendita di panettoni, il ricavato appunto andrà alle comunità guanegliane dell'Amazzonia. Panettoni si possono ritirare facendo un'offerta, una libera offerta, al banchetto posto all'uscita del santuario. Ricordo anche che martedì 8 di dicembre sarà la solennità dell'Immacolata Concezione e le sante messe saranno secondo l'orario festivo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita e andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. E buona domenica e buona settimana a tutti. Grazie altrettanto. Cosa preparare e perché raddrizzare le strade? Deve rivelarsi la gloria del Signore e viene colui che battezza in Spirito Santo. Attendiamo la gloria del Signore e il dono del suo Spirito. La gloria del Signore è la sua presenza potente e salvifica e il suo Spirito è colui che ci permetterà di gustare e di vivere la sua presenza di salvezza. Non ci nascondiamo che in questo tempo ci mancano le figure come Giovanni Battista. Ci manca una Chiesa che sappia offrirci un orientamento sicuro. Manca lo Spirito perché non gli permettiamo di agire in noi e non riconosciamo la sua presenza nella storia. Oggi ci manca il respiro. Solo la presenza potente del Signore e del suo Spirito possono ristorarci e sostenerci. Giovanni Battista non ha ricercato la condivisione delle sue idee, il plauso dei potenti, il riconoscimento sociale, il politicamente corretto. Il Battista, nella sua estrema libertà di uomo, ha urlato all'errore, ha urlato di preparare la via al Signore. Seguiamo il suo esempio. È giunto il momento di salutarci. Con Espansione TV ci ritroveremo in diretta domenica prossima alle ore 10, sempre da qui, dal Santuario del Sacro Cuore in Como. Ringrazio tutti per averci seguito. Da Paolo Carboni della Squadra Esterna, la linea ritorna ai programmi della rete. Buona domenica.